Il ritorno dei pellegrini in Terra Santa è ormai una realtà. Il Ministero del Turismo israeliano stima che a marzo siano entrati nel paese oltre 167.000 turisti, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2020. E proprio questa settimana è stato raggiunto 1 milione di ingressi dalla fine delle restrizioni della pandemia. Anche i luoghi santi tornano pian piano ad affollarsi. Abbiamo seguito da vicino un gruppo di 87 pellegrini italiani della diocesi di Forlì Bertinoro con il vescovo Livio Corazza. La diocesi è una tra le prime in Italia a tornare in Terra Santa dopo la fine delle restrizioni per il Covid. Veniamo qui alla sorgente da dove tutto è partito per poter noi per primi ritrovare nuova energia, nuovo slancio per poterlo poi anche donare. Il pellegrinaggio era stato programmato già dal 2019 e rimandato finora a causa della pandemia. Sono pellegrini per la maggior parte che vengono per la prima volta, quindi per loro è tutto nuovo, è una scoperta magnifica. Quindi siamo molto felici di essere qui e sicuramente continueremo a programmare dei pellegrinaggi. Sono luoghi che toccano il cuore e quindi danno una riconferma a tutto ciò in cui noi a fatica a volte crediamo. Questo ci aiuta a rinvigorire invece e a rigenerare il cuore della nostra fede. Il pellegrinaggio, guidato dai frati della custodia di Terra Santa, è partito dalla Galilea. Il gruppo si è quindi trasferito a Betlemme e da qui è partito per le escursioni a Gerico, al Giordano e a Masada. Ritornare qui è sempre un riandare alle motivazioni profonde e soprattutto alla concretezza della nostra fede, che appunto non è mai un'idea, diciamo, no? Ma è un incontro con una persona viva, veramente esistita e vissuta, e qui si riscopre davvero la solidità e la fondatezza della fede cristiana. A Gerusalemme i pellegrini hanno incontrato il patriarca di Gerusalemme dei Latini, Sua Beatitudine Pier Battista Pizzaballa, un momento forte e familiare al tempo stesso. In programma la visita ai santuari del Monte degli Ulivi e la Via Crucis sulla Via Dolorosa, un momento particolarmente sentito e partecipato. Noi andiamo verso il Santo Sepolcro, si chiama così, però in realtà è un sepolcro vuoto. Dovremmo chiamarla la Basilica della Risurrezione. È una tomba vuota perché uno è risorto, quindi ha acceso la speranza, si è accesa una speranza che nessuno riuscirà mai più a spegnere. Il clima è di grande cordialità e fraternità, con momenti di festa e di gioia, ma anche di grande intensità e commozione. Come quando canta Giovanna, che ha perso un figlio lo scorso anno e che vuole ringraziare tutti per la compagnia vissuta in questo pellegrinaggio. Prima di ripartire, c'è ancora il tempo di fare una tappa al santuario della Visitazione di Ein Karem e di una raccomandazione del Vescovo. Incoraggiare altri, incoraggiare e favorire l'amore per la Terra Santa. È un amore anche concreto, quindi il Venerdì Santo non dimentichiamoci di essere più generosi come diocesi.